Buonasera a tutti. Siamo nel ciclo degli incontri dedicati a tre personaggi importanti, Franco Evangelisti, Alain Danielou, Giacinto Scelsi. Questa sera parleremo di Alain Danielou, ma abbiamo iniziato con uno straordinario brano di Steve Reich. E Steve Reich è un compositore del Novecento ancora in azione, che appartiene a quella scuola, a quella, come hanno detto i critici qualche volta, a quella banda di minimalisti che affiorò dal nulla, dicevano loro, nella New York degli anni 70, gli anni 80 e con alcune anche isole contemporanee nella zona, nella West Coast. Quella banda di minimalisti, ripeto questa, diciamo, asserzione un po' eccessiva, ma interessante allo stesso tempo, fu in qualche modo impressionata, suggestionata, colpita e anche introdotta e diretta da una serie di personaggi importanti del Novecento, tra i quali pensatori come Alain Danielou, che adesso noi esploreremo via via con i nostri ospiti. Chi è Alain Danielou? Alain Danielou è stato uno storico delle religioni e un orientalista francese. Alain Danielou è stato è conosciuto anche per avere in qualche modo fortificato, se non ha, in qualche modo anche costruito un ponte interessantissimo e profondissimo tra l'Occidente e l'Oriente, e più precisamente tra la cultura europea e l'India. Quindi partiamo adesso a presentare intanto i nostri ospiti che in qualche modo poi ci racconteranno di Alain Danielou e sono Carlotta, Alessandra Carlotta Pellegrini, musicologa. Che fa parte anche della direzione scientifica della Fondazione Scelsi e ha molti, molti altri ruoli, è saggista e quindi benvenuta Carlotta. Grazie, buonasera a te, buonasera a tutti. Poi abbiamo Adriano Ercolani, che è uno scrittore, un divulgatore, un giornalista e anche con interessi particolari di carattere filosofico tra proprio la filosofia orientale e quella occidentale. E Grazie, buonasera a tutti. abbiamo Riccardo Biadene che non solo viene qui e contribuisce con la sua presenza, ma anche porta dei contributi straordinari di un suo bellissimo film che io avevo perduto un po' di tempo fa e che adesso invece ieri mi è capitato di vedere proprio su Alain Danielou. Riccardo Biadene è un regista con anche dei passati importanti che vale la pena citare, appunto come Un uomo sulla terra, quindi esperienze di questo genere, però in questo caso con questo lavoro su Alain Danielou in realtà ha prodotto qualcosa che rimarrà tra noi perché contribuisce a far capire che lavorio c'è stato all'interno di personaggi come Alain Danielou o come altri, che per altri versi e diversamente, magari da un punto di vista più razionale, più musicologico o più spirituale, hanno contribuito a recuperare quel pensiero aurorale, dico io, quel pensiero primitivo, fondamentale, pre-platonico, e collegarlo con quello che è il nostro, diciamo, presente e per questo hanno in qualche maniera poi rilevato, messo in rilievo l'importanza di culture
che l'eurocultura fondamentalmente aveva fortemente trascurato. Quindi cominciamo con proprio un brano, l'inizio di questo film. A Parigi abitavamo a Neuilly, presso il Collegio Saint-Marie, dove si formavano sotto la direzione di mia madre le giovani dell'alta borghesia cattolica di Francia. A 21 anni mi dedicavo con passione alla danza e al canto e prendevo lezioni da Legà, l'insegnante di Nijinsky. Avevo qualche avventura, qualche amico. Un giorno mia madre mi convocò e mi disse: «Vista la vita che conduci e gli ambienti che frequenti, non ho il diritto morale di aiutarti». Mi trasferii allora all'Hotel Nollet a Montmartre, che era a quell'epoca il punto di riferimento dell'avanguardia. Mi sentivo di colpo a mio agio in un ambiente dove nessuno mi appariva ostile. C'era Diaghilev, c'era Nijinsky, c'era Stravinsky, c'era Nabokov. Hanno conosciuto Cocteau tramite Jean Marais. Erano tutti giovani artisti e nessuno era famoso, erano dei giovani entusiasti di quello che stavano facendo e Parigi era al centro del mondo all'epoca. Je vais résumer un petit peu brièvement ça, votre vie, votre itinéraire. Vous êtes né dans une grande famille bourgeoise, les Danielou, qui ont donné un cardinal à la France, Jean Danielou, votre frère. Ils étaient tous les deux très brillants. Jean beaucoup plus exubérant, beaucoup plus comme ça, agité. Et Alain toujours réservé dans ses gestes et très calme. Mais vous avez suivi une voie tout à fait différente, puisque vous avez choisi les arts, vous êtes devenu poète, surtout danseur, et puis en fait un musicien, musicologue. Vous ne le cachez pas, donc je puis le dire, vous êtes homosexuel. Je suppose que dans le milieu dans lequel il était, avec un père qui était ministre, être danseur, c'était quelque chose qui était quand même perçu comme une provocation. Et je ne parle pas de l'homosexualité qui était alors encore plus tabou que la danse. Per danzare e dipingere mi sistemai in un grande studio vicino a Montparnasse. Fu allora che conobbi Raymond, un giovane fotografo svizzero di una bellezza raggiante, con cui intrapresi i miei primi viaggi in Oriente. Raymond aveva deciso di sedurmi e di prendermi come amico. Andremo là dove Alain possa trovare una civiltà che a lui piaccia, dove i corpi accarezzino l'anima danzando, dove l'atmosfera restituisca ad ogni lavoro la sua bellezza, dove il tempo possa riprendere la sua forma infinita. Et puis en 32, 1932, bien avant che sia la mode, eh bien vous êtes allé vous établir en Inde. Alors, j'ai envie de vous dire que vous êtes un marginal qui a réussi. Oui, et en fait tellement marginal que je me demande un petit peu qu'est-ce que je viens faire dans une émission qui concerne le bien et le mal. Parce que dès le départ, j'ai pensé que le monde chrétien dans lequel j'étais né avait une conception des valeurs, une conception du monde, une conception du surnaturel à laquelle je ne croyais pas. Eccoci. Andrea, questo è l'inizio di questo film, Il Labirinto, e mi viene da pensare una frase che Alain ha ripetuto, questa sua non volontà o anche incapacità di collocarsi in Occidente o in qualunque luogo, avere una funzione molto precisa ed essere anche una persona molto importante e riconosciuta, questo suo non collocarsi ha fatto sì che poi lui diventasse veramente il grande pontiere di due civiltà. Chi era Danilo? Luigi, mi cedi la parola, mi sentite? Sì. No, io stavo chiedendo a Riccardo, appunto, sulla Riccardo. base di questo suo film, e ti chiedo subito dopo la parola. Perfetto, allora Danilo, mi pare che la sua evidente caratteristica è quella sicuramente di essere stata una figura eclettica che si è
interessata di ambiti, discipline, ambiti del sapere estremamente distinti tra loro. L'ha fatto con un diletto e profondità. Sicuramente, come hai detto prima, e come anche in un certo senso esplicita sin dal principio la clip che abbiamo appena ascoltato, l'arrivo in India è stato quasi casuale, cioè non era una destinazione rispetto a cui pensava che sarebbe diventato appunto determinante nella sua vita. E in un certo senso è soltanto la scoperta, l'incontro con Tagore prima, Shantiniketan, ma soprattutto con i testi e la cultura indiana successivamente a Varanasi, che in un certo senso sente risuonare la potenza del richiamo ed evidentemente realizza che il suo altrove si trova in questa cultura, in questo territorio geografico. Il lavoro complesso è stato complesso soprattutto nella sua nella possibilità di una sintesi, proprio perché la storia di quest'uomo è estremamente ampia, si è veramente occupato di non soltanto appunto di musica o di indologia già da giovane, oltre a praticare la danza suonava la musica, anche quella appunto europea occidentale da cui che non smetterà di praticare fino alla fine dei suoi anni. Non ha, questo è un fatto che penso interessante sottolineare, che è una figura che non ha ritenuto in alcun modo di dover abdicare alla cultura di appartenenza per ritrovare se stesso in una cultura altra o in un altrove, come in questo caso appunto la cultura indiana. E riuscire un po' a sintetizzare anche geograficamente i luoghi e le persone con cui si è trovato ad interagire non è stata cosa semplice. La produzione è nata grazie ad una proposta della fondazione Find, in seguito a un po' a rovescio, inizialmente in seguito all'intenzione di poter raccogliere appunto, prima che fosse tardi, delle testimonianze di coloro che potevano averlo incontrato non soltanto in Europa ma anche in India, e successivamente sulla scorta anche di altri lavori che avevo fatto, Jacques Lorec in particolare, appunto l'attuale presidente e compagno di lavoro e di vita per 32 anni di Alain Danielou, mi ha chiesto se avevo voglia di cimentarmi con questo lavoro. Perfetto. Anticipiamo un po' con Carlotta anche quelle che poi saranno i capitoli successivi del tuo film. Anticipiamo perché il film ne parlerà più avanti, ma Carlotta, che è una musicologa e che comunque è dentro a questo programma che ci siamo dati, che poi riguarda anche la musicologia contemporanea. Quindi una figura come Danielou realizza, diciamo, questo ponte, come poi generalmente viene chiamato, tra due culture. Aderisce allo shivaismo e poi vedremo che importanza tutto questo ha. E però nello stesso tempo il suo tracciato influenza la musica contemporanea e i musicisti contemporanei. Tu cosa pensi di questo? Ritengo che Danielou sia una figura straordinaria proprio per tutte le ragioni che avete nucleato sino ad ora e che andiamo ad affrontare ulteriormente, cioè il fatto che il suo interesse per l'Oriente e per l'India in particolare scaturiscono in maniera quasi spontanea e primariamente affonda le radici in una cultura fortemente conservatrice, cattolica, con questo spaccato efficacissimo che in pochi flash il film di Riccardo Biadene ci offre, quindi la frequentazione di personaggi tanto importanti, ma poi l'immergersi in questo mondo, con questi viaggi che faceva insieme a Raymond Bourdier, che era fotografo fra l'altro, in cui ha attraversato l'India ampi periodi in una roulotte a fotografare il tempio di Khajuraho, quindi immergendosi proprio in quella che è la realtà indiana, il vivere, l'agire, l'esperire, è un'arte che è
è arte del suono, ma è anche l'arte degli odori, dell'agire, delle consuetudini, dell'immergersi nel Gange, questo fiume che era sotto le finestre di questa casa meravigliosa in cui viveva con Raymond Bonnier. Quindi è uno studioso, tu dicevi inizialmente un orientalista, uno studioso delle religioni, ma è difficile poi riuscire a trovare tutte le etichette, diciamo così, appropriate per questa figura che è stato fondamentalmente anche un etnomusicologo, perché ad andato ad analizzare la struttura della musica indiana, in particolar modo dell'India del Nord, e ha lasciato un libro importante che è proprio il Tamburo di Shiva, in cui codifica i modi, i ritmi e anche con delle tavole che rappresentano nella notazione indiana tutto questo, e soprattutto attraverso lo studio anche nel periodo che ha trascorso come ricercatore all'Università di Benares, è entrato a cogliere quelle che sono i fondamenti, i presupposti imprescindibili a cui non si erano ancora avvicinati gli studiosi nella prima metà del Novecento. E cioè va a toccare quegli aspetti di modalità, che è il principio costruttivo, uno dei principi costruttivi più rilevanti della musica indiana, e l'importanza del suono nella cosmologia indiana. Quindi un suono che diventa sia elemento cosmogonico, ma diventa anche elemento generatore del mondo. In questo ci sono dei passaggi molto belli e profondi nella sua autobiografia, La via del labirinto, che ne suggerisco la lettura, e poi tra l'altro ci porta al titolo del film di Riccardo Biadene, che è proprio Il labirinto di una vita, in un gioco di parole, e in questi testi emerge quindi la vibrazione sonora come elemento che genera la creazione del mondo, quindi la vita, e un modo di intendere la vita che ormai è quella di un uomo d'Occidente che diventa hindu, acquisendo il nome, il protetto di Shiva, quindi entrando appieno in questa realtà. E quando nel 58 tornerà in Occidente, sarà proprio tutto questo bagaglio che riporterà per mostrare il volto autentico dell'India e soprattutto dell'universo sonoro musicale indiano e del sistema musicale ad esso sotteso. Perfetto. E un'ultima cosa che vorrei aggiungere a questo quadro è la capacità di Danilù di entrare profondamente in una cultura e soprattutto nella cultura musicale indiana grazie allo studio dell'Hindi e del sanscrito, che gli hanno consentito di leggere i testi, di entrare, di comprenderli e di tradurli. Quindi una delle grandissime eredità che abbiamo avuto da parte di Danilù sono i testi appunto in indiani, la cultura orientale, in sanscrito e in Hindi, che sono oggi disponibili per noi attraverso questo suo lavoro ciclopico. Tra questi testi poi anche il Kama Sutra, cioè vi sono una serie di testi importanti che rispecchiano una cultura, e naturalmente vi sono i testi relativi al sistema musicale indiano. D'altra parte, sei stata chiarissima Carlotta, d'altra parte le Upanishad, che sono l'ultima parte dei Veda, che poi è diciamo il grande libro della cosmologia indiana, dicono a un certo punto all'inizio c'era il nulla, poi ci fu un suono, il verbo, una vibrazione, il nulla prese coscienza di sé, e a quel punto quel suono diventa tutte le cose, e quindi siamo tutti vibrazione. Questo poi è un discorso che si collega alla, diciamo, poi le ultime, diciamo, generazioni della fisica delle particelle. Siamo quindi, cioè, si sta creando una specie di unità in presenza tra il grande passato e il grande futuro. Io sono stato a Benares nell'86-87, ho studiato lì a Manaras Hindu University. La chiamo Benares per, anche se so che si dice Varanasi, ma per un'affezione mia di memoria, che non ha niente a che vedere né con il colonialismo né con la liberazione gandhiana, assolutamente. Ed è stato per me, come dire, una piccola rinascita, quella città di allora.
non oso immaginare cos'era l'India nel 1937, quando quando il nostro Danielù arriva e oltretutto di lì a poco, poi adesso ci dirai meglio Riccardo, cioè viene accolto in una specie di corte dal grande poeta che è Tagore, già premio Nobel, poeta, prosatore, drammaturgo, filosofo bengalese, che era un personaggio dell'altro secolo, del 1800, fine degli anni 1850 o 60. E quindi capito, lui incontra praticamente una sorta di capostipite di quel pensiero, già tradotto in linguaggio non solo arcaico, epico, ma anche in linguaggio poetico. Cioè, ho trovato una piccola cosa nella biografia di Tagore che dice un suo scritto: il piccolo nudo guardava il cielo e nella sua mente smarrita salì una domanda: dove sarà mai la strada del paradiso? Solo le stelle scintillavano, lacrime della notte silenziosa. Sembra un haiku giapponese. Adesso, proprio sul capitolo di Tagore, il bel film Labirinto di Riccardo Biade. Brigitte avait demandé à Danielou d'aller voir Tagore et le Tagore s'est pris d'amitié pour ces deux jeunes freluquets qui ont eu le droit de revenir à Shantiniketan autant qu'ils voulaient. Fummo invitati in Bengala a visitare la scuola di Rabindranath Tagore, un poeta che detestava la scuola tradizionale e aveva creato la sua in campagna. Shantiniketan, il rifugio della pace, era il solo posto in India dove gli europei potessero incontrare gli indiani su un piano paritario. I visitatori erano quindi numerosi: poeti, scrittori, artisti, filosofi e scienziati. When he met Rabindranath Tagore in Shantiniketan, I think it was in 1932. It was really a meeting of two very alive minds. And they were meeting on a platform of a cultural exchange between the East and the West. Namaste, 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 Shive Ashubho Nashi, namaste, Shive Ashubho Nashi, Tara Mungalo Sadhita, Tara Mungalo Sadhita. I corsi si svolgevano all'aperto. Ogni professore aveva il suo albero. Gli allievi sedevano a terra attorno al maestro. Andavano a lezione a loro piacimento. Non esistevano né disciplina né punizioni. Questo metodo poteva apparire assurdo, ma liberava i giovani da ogni complesso di inferiorità. È da quella fucina che sono usciti molti dei personaggi che hanno poi avuto ruoli chiave nell'India indipendente, compresa Indira Gandhi. Ecco, Riccardo, mi sembra che qui c'è, come dire, un esempio anche di didattica straordinaria e di un pensiero che affonda le sue radici nella più profonda filosofia indiana. Sì, io penso sia interessante collocare storicamente proprio l'ingresso di Danielù in India, che appunto risale al 32, dopo aver raggiunto in realtà l'Afghanistan più per conoscenze relative appunto a Zahir, figlio dell'allora
ambasciatore afghano a Parigi, perché il padre di Danilo, appunto, essendo un socialista, braccio destro di Aristide Briand, aveva contatti con diplomatici di diversi luoghi del mondo, ed è stata questa la molla che li ha portati a lui e Raymond Bournier nel 1932 a fare il primo viaggio su Hispano-Suiza alla volta dell'Afghanistan, oltrepassando quelle che allora erano i confini, tra l'altro contro volere del re afghano, che temeva per la loro incolumità, dopo aver attraversato il Panjshir, Kafiristan, essersi diretto in India, è giunto su, appunto, consiglio di André Gide a trovare successivamente Rabindranath Tagore, che, come hai ricordato prima, era Nobel, sì, ma Nobel per la letteratura. Ma quello che è interessante, ora qui non emerge, ma emerge anche in un altro capitolo del film, Tagore non era soltanto un poeta, era un musicista e componeva pensando contemporaneamente anche alla musicalità del testo e appunto la musica aveva medesima dignità dell'efficacia letteraria dei suoi testi. Abbiamo sentito in quanto hai letto prima, ma è stato interessante probabilmente anche il fatto che questa sia stata la chiave d'arrivo, d'accesso a un'India che in realtà, benché cosmopolita come quella che si declinava nella realtà di fatto costruita attraverso l'esperienza di Shantiniketan da Rabindranath Tagore, che oggi ancora rappresenta un luogo di grande prestigio culturale, che avete sentito Indira Gandhi, ma anche Amartya Sen e molti altri intellettuali indiani si sono informati a questa università. La Vishwabharati University oggi è una università con prestigio internazionale, frequentata da studenti di tutto il mondo. Però in quel momento sicuramente rappresentava appunto una chiave di incontro paritaria tra culture che paritarie non erano altrimenti in altri luoghi, e Danilo lo ricorda bene in qualche testimonianza rispetto a, come dire, al peso dell'approccio e dei costumi anche colonialisti che comunque marcavano il periodo prima dell'indipendenza. E però ci mette poco, nonostante l'intesa con il poeta che lo porta a confrontarsi ovviamente per la sua preparazione in ambito musicale, a confrontarsi ben presto anche sulla musica del luogo, lo porta successivamente, su richiesta del poeta medesimo, a comporre, anzi a lavorare per oltre 20 anni su alcune canzoni di Tagore, che Tagore gli aveva chiesto di tradurre e anche trasporre musicalmente per il pubblico occidentale, sapendo che molto difficilmente sarebbero state ascoltate le sue poesie e le sue canzoni note in India come il ciclo del repertorio del Rabindra Sangeet in Europa. E lui ha fatto, diciamo, è arrivato a trascrivere appunto 18 canzoni che sono, secondo me, un lascito estremamente interessante anche per capire quanto in profondità sia andato il lavoro filologico rispetto al contesto musicale originario, rispetto al quale cominciava soltanto in cui cominciava soltanto ad addentrarsi Danilo, e però di lì in poi, anzi molto rapidamente, si è trovato ad approfondire a Varanasi, scegliendo infatti di trasferirsi lì, rendendosi conto non soltanto della centralità della musica per questo, nella cultura indiana, ma soprattutto della necessità di confrontarsi con i testi classici, gli usi, i costumi, e poter vivere completamente appieno l'esperienza attraverso il confronto quotidiano con l'India tradizionale, con i saperi dell'India tradizionale, che forse in certo senso
caratterizza, secondo me, questo elemento, la sua storia in modo, in un certo senso, incomparabile, cioè per essere stato uno dei pochi europei che ha scelto di trasferirsi lì, perché ci ha vissuto appunto a Varanasi, ma in India più in generale oltre 20 anni, insomma, dal 36, dal 32 al 38 regolarmente, dal 36 al 32 al 38 più spesso, dal 38 al 53 a Varanasi, permanentemente a confronto appunto con i dotti e i musicisti della cultura indiana e della città. E questo sicuramente gli ha dato una chiave, un punto visuale che probabilmente soprattutto nella quotidianità e anche nell'ufficialità e nell'osservanza di determinati riti gli ha permesso un avvicinamento che anche a molti altri studiosi estremamente eruditi occidentali non è certo, stato come anche René Guénon e tutta un'altra. Però io adesso approfitto di questo tuo bel discorso per chiedere a Carlotta, ma quindi diciamo il lavorio interiore ed esteriore, perché poi il viaggio di personaggi, tu che poi sei anche e non solo ovviamente, ma sei un'esperta di Giacinto Scelsi, quindi altro ponte più spirituale verso l'Oriente, quindi il lavorio di questi personaggi ha contribuito poi a liberare, questo lo dico io, mi assumo la responsabilità perché ancora c'è una guerra in corso, a liberare i compositori degli anni 60, 70 e 80 dalle trappole demoniache e anche irrazionalmente razionali del post-webernismo, comunicando quindi a una generazione di musicisti che avevano 20 anni, negli anni 70, cioè una nuova generazione di musicisti, quella due volte successiva a Darmstadt, che c'era dell'altro, che c'era un altrove, che c'era un'altra possibilità di comunicare, che c'era un'altra profondità, che non esisteva solo la ragione, che esisteva il corpo, il piede battuto, la danza, l'espressione, insomma, ecco, brevemente, perché poi lo riprenderemo dopo questo discorso. Quindi non lo esaurire, ecco. Sì, ma sicuramente tutto quello che tu hai menzionato è molto vero. Direi che potremmo attribuire a Danielù qualcosa che forse non si confà a lui specificamente, ma in qualche maniera lui è veicolo, cioè alla fine di certe fantasiose mitomanie da intellettuali New Age in cui si diceva l'Oriente in una certa maniera. In realtà con Danielù si esperisce, si entra nel vivo di questo modo di concepire il suono e la musica e dei riflessi nella cultura occidentale e soprattutto con delle esperienze legate all'improvvisazione che trae linfa vitale proprio dai raga indiani, quindi una improvvisazione che è organizzata e strutturata a un suo modo di quindi un modo di ragionare nel suono altro rispetto ai rigori e agli strutturalismi darmstadtiani che menzionavi prima. C'è un aspetto anche molto importante che vorrei sottolineare, che è quello della gestualità, cioè nel sistema musicale orientale indiano vi è anche un sistema di notazione che attribuisce un segno diverso a uno stesso suono, un stesso gesto musicale se prodotto diversamente. Quindi tutti questi aspetti sono studiati. Lo stesso Franco Evangelisti, di cui ci siamo occupati nell'incontro di pochi giorni fa, era interessatissimo, studiava questo sistema perché è proprio un nuovo modo di pensare al suono e nel suono, che poi ha dei riflessi ovviamente in Karlheinz Stockhausen, per esempio, nel suo modo di concepire la cosmogonia, nel suo ciclo dedicato ai 7 giorni della settimana, e quindi vediamo che porta una rivoluzione che viene dall'interno ed è alimentata e stimolata da queste figure che costituiscono sì un ponte, ma veicolano
una nuova concezione di portata, come dire, dirompente, e quindi assolutamente usciamo da un discorso di, appunto, di mode, new age, siamo negli anni 60, e invece passiamo decisamente oltre per entrare in un nuovo sistema di pensiero che a questo punto informa e coinvolge anche il nostro sistema occidentale. Ovviamente impatta anche su Darmstadt e dirompente anche in questo, che è un po' il fulcro delle avanguardie del XX secolo, soprattutto poi con esiti nella seconda metà. Quindi se vogliamo fare poi dei parallelismi nello specifico con Giacinto Scelsi, di cui hai fatto cenno tu stesso, Luigi, le analogie sono moltissime, a cominciare da una concezione del suono che è generatrice del mondo e dell'essere, ed è proprio in questa vibrazione, in questa dimensione di meditazione, nella dimensione più alta, che trae ispirazione tutte quelle improvvisazioni che poi danno origine alle composizioni scelsiane, travalicando quindi la forma intesa, tradizionalmente intesa, quindi una strutturazione formale rigorosa, e anche diciamo, andando ad esplorare quei frutti, quelli che vengono denominati in questa maniera, si inizia ad accennarne proprio Danielu nei suoi testi, ma gli frutti non sono altro che microtoni, cioè, quindi si entra in quella esplorazione degli infinitesimi componenti del suono, quindi sganciandosi dai cromatismi e dal sistema temperato, diciamo così, che ha sempre guidato la composizione nella prospettiva occidentale, per liberarsi completamente da questa gabbia e andare poi a esplorare il suono nelle sue infinite proiezioni. Adesso questo lo vediamo anche poi dopo, quando apriremo il capitolo Venezia, ma adesso invece torniamo al viaggio di Alain Danielou, che stiamo accennando qua e là. Benares, la città santa, sul Gange. Ricordo che una mattina del 1900, di un marzo del 1986, arrivai con l'India Express, preso alle 8 di sera a Delhi, e arrivò alla stazione di Varanasi alle 4:30 del mattino. C'era un sacco di gente che dormiva, c'erano gli avvoltoi, c'erano le scimmie, i risciò, un meraviglioso raga, che poi dopo ho capito, dopo mesi, che era il raga Shri, che aleggiava, è il caso di dire, nell'aria. Quindi la città di Benares, che è stata la città dove Alain Danielou ha vissuto, dove ha messo anche in contatto nella terrazza di questo palazzo sul Ghat, che è appunto sul Gange, ha messo in contatto musicisti occidentali e musicisti d'Oriente, che ha scoperto, forse non direttamente, la cosa è un po' discussa, ma anche personalità come Ravi Shankar, come Bismillah Khan, suonatore di Shanghai, e così via. Quindi, diciamo, andiamo a vedere, poi Riccardo ne parleremo, questo contributo sempre del tuo splendido film. Ni ni sa sa
Benares è il cuore del mondo indù. È una città sacra e misteriosa, dove vivono nell'ombra grandi letterati e monaci erranti, che tramandano le tradizioni di una civiltà multimillenaria. Nel 1937, durante un lungo soggiorno a Benares, in compagnia di un giovane bramano facemmo una passeggiata lungo i Ghat, le immense scalinate che scendono fino al Gange. Raymond decise di affittare uno dei superbi palazzi che dominano il fiume per 100 rupie al mese. Era il palazzo di Reba, dove abitammo per 15 anni. Revacoti era una casa grandissima. Nelle torri circolari ai due lati sistemammo i nostri uffici. Raymond ci allestì anche il suo laboratorio fotografico. A volte si stabilivano da noi musicisti o monaci erranti che venivano a leggere o meditare nelle grandi sale da basso che davano sul fiume e che ogni anno venivano inondate dalle piene del Gange. Di sera, gruppi di musicisti popolari si radunavano lungo la riva del fiume e cantavano per ore quei meravigliosi poemi mistici che sono la gloria della letteratura hindu, creando per noi un'atmosfera di indicibile poesia. Ecco, prima di passarti la parola mi è venuta una suggestione che poi è anche relativa a questo ciclo di incontri che stiamo facendo, ed è questi tre personaggi di cui parliamo in realtà sono tutti e tre attraversati da questo pensiero critico potentissimo nei confronti dell'Occidente, e tutti e tre in modo diverso forse, come dire, linguisticamente cosciente, in altri casi meno cosciente, però arrivano alla stessa conclusione che per realizzare un nuovo inizio ci si deve affidare alla parola poetica, alla parola dei poeti. Ecco, mi sembra che poi, cioè, Alain Danielou, in questa sua memoria o ripresa, non faceva che scoprire questo là, perché lì in India, a Benares, poi Varanasi, fino a quando non c'è stata anche una cattivo governo dell'India moderna post Indira Gandhi, quella era proprio un serbatoio, una scatola magica di poesia conservata, tradita e tramandata da millenni e millenni. Che ne pensi tu? Penso che in principio questa sera avevo utilizzato il termine dilettante, e penso che quanto dici sia riassunto in un certo senso nella sua considerazione della necessità, questo dimostra anche non soltanto una prospettiva indiana che oggi verrebbe definita olistica, ma
penso anche qualcosa di più intimo nel caso di Danielù e soprattutto di più rispondente ad un'esperienza di vita, perché questo è l'altro concetto cardinale, fondamentale, non soltanto per la cultura indiana, ma per Danielù medesimo, cioè la necessità di non sganciare la conoscenza dell'esperienza e se permettere al sistema le diverse forme di conoscenza e di piaceri. E in questo senso l'arte sicuramente rappresenta il medium prediletto per accedere alla conoscenza. Sicuramente chi ci segue sa che per gli indiani la musica ha un'origine sacra, ma le arti più in generale dispiegano l'armonia delle relazioni tra diversi sistemi di sapere. Penso che Danielù, non avendo un ruolo definito, e questo è quello che cercavo di mettere a fuoco in principio, è esattamente questa assenza di ruolo che gli ha permesso in qualche modo di diventare pontiere tra due culture così radicalmente altre. E oggi forse lui, insieme ad altri autori, come anche quelli che avete appena menzionato, ma non sono pochi sicuramente, denuncia il rischio di questo sganciamento dove la conoscenza e l'acquisizione e l'iperdeterminazione che produce un'efficacia tecnica, se non è concertata con le necessità primarie di un'esistenza, rischia di tradursi nel suo contrario, in un'arma pericolosa. Lui sicuramente, seguendo le sacre scritture non soltanto i Veda, ma menziona spesso, anzi riporta nelle sue memorie quell'epoca, menzionandola come Kali Yuga, quindi come fine della presenza dell'uomo sulla Terra, come compimento di un ciclo in realtà previsto nel 2424, mi verrebbe da dire, non so se dico una sciocchezza, da parte delle scritture per la cultura indiana, ma quello che in realtà sicuramente da cui mette in guardia, penso attraverso ampia parte del suo lavoro, sia il rischio di questo sganciamento che forse, nonostante oggi appunto il virtuale porti con sé sicuramente delle enormi possibilità e anche opportunità più che possibilità di relazione, porta con sé anche il rischio di uno svuotamento di senso primario per chi poi dispone esclusivamente di una vita da vivere ed è in quella che deve trovare il suo senso in relazione a quello del cosmo. Penso che questo approccio da parte di Danielù sia evidente forse in ciascuna delle differenti forme del suo a cui ha rivolto la sua attenzione e anche del suo operato e anzi forse direi anche delle sue relazioni, dove non credo che giudicasse le persone in base appunto all'importanza o alla rilevanza che avessero, ma cercava sempre un incontro che in India ha visto tradotto nella società tradizionale come una struttura estremamente equilibrata di conservazione di senso, perché poi in cosa continua e ha sempre continuato a ribadire e a ricordare anche come l'induismo non sia, lo shivaismo in particolar modo, più che una religione, sia di fatto una filosofia di vita. Ecco, voglio rispondere ad alcuni ascoltatori, a un'ascoltatrice che ci segue, che ci sa spettatrice, Laura Mirico, per esempio, che chiede come si intitola il film per poterlo cercare e trovare, perché sono interessati. Allora, in presenza del regista mi assumo l'onere e l'onore di dirlo io, è Il labirinto di una vita, Len Danielù, di Riccardo Biadene. Se vuoi aggiungere qualcosa, dove si trova, andrà
sarà di nuovo in circolazione. Adesso appena riapriranno miracolosamente anche luoghi come il cinema, eccetera. Diciamo con il nostro stupore e gioia, diciamo tra il 17 e il 2018 il film è stato ospitato da numerosi cinema italiani tra le 30 e 40 città in Italia, cosa che non mi aspettavo, dimostrando più che altro che mi sembra che se non altro sia un lavoro che riesce a rivolgersi non soltanto ad un pubblico, diciamo, di per sé interessato alla musicologia o alla musica indiana o all'indologia o alla cultura indiana, ma che in qualche modo riesca a restituire una straordinaria per uno straordinario percorso di vita, e in questa straordinarietà, forse oggi irriproducibile, sta, penso, la forza del lavoro, ma anche la parabola di testimonianza di quest'uomo. Il lavoro speriamo che possa trovare adesso distribuzione anche televisiva e sta continuando a venire presentato in altri paesi europei. Per adesso c'è un DVD in inglese, in francese e in italiano che si può ottenere scrivendo alla fondazione Find, Communication Find, @find, .org.in, oppure a Kama Productions, Kama Productions.eu. Volevo aggiungere per andare avanti in questo viaggio e poi tornare alla nostra musicologia, lo shivaismo, che naturalmente è un argomento che non si può esaurire con una vita, quindi adesso noi in pochi minuti non possiamo che leggere alcune frasi che poi Danielù ha scritto, citazioni di frasi sue nei suoi libri. Va detto che comunque, poi ne parleremo anche con Adriano, che è qui, c'è questa, diciamo, discendere dalle valli dell'Indo, e siamo in una zona di paleontologia, cioè questi uomini assolutamente primitivi portavano con sé una figura simbolica e retorica che si chiamava Shiva, che era o si chiamava in altro modo, ma poi fu chiamato Shiva, che era questa divinità anche dell'istinto, della capacità non razionale di conoscere il mondo, e che poi arrivati in Grecia, nell'Iran, la Persia di allora, pre-Persia di allora, e poi in Grecia diventò Dioniso, che è naturalmente uno dei motori più straordinari e eccezionali della cultura occidentale. Senza Dioniso non avremmo avuto la tragedia greca, non avremmo avuto Nietzsche, ma non avremmo avuto probabilmente neanche i Rolling Stone e i Beatles, non avremmo avuto un pensiero che era il pensiero filosofico che ha attraversato 2000 anni di storia occidentale. Leggo alcune frasi prima del contributo su Shiva. Diceva Danielù: lo shivaismo è una religione nata nella preistoria umana. La sua origine è così antica da farci pensare che esso possa presentarsi ovunque nel mondo come una delle fonti principali delle religioni successive. Lo shivaismo è una religione che trae ispirazione dalla natura stessa. Esso ha trovato in India un fertile terreno di espressione e di conservazione, benché non esista alcuna prova che il suo luogo d'origine sia stato l'India attuale, perché ne vediamo comparire quasi simultaneamente in varie parti del mondo i riti e i simboli. La sua forma occidentale, il dionisismo, rappresenta anch'essa uno stadio in cui l'uomo
è in comunione con la vita selvaggia, con le bestie della montagna e della foresta. Mentre nell'antico Egitto ricordiamo il culto di Osiride, che può essere identificato con il culto di Shiva e quello di Dioniso. Quindi passerei al contributo su Shiva, sempre dal film Il labirinto di una vita, Alain Danielou, Riccardo Biadene. Una conoscenza di tipo astratto, teorico, staccato dalla propria esperienza, dal proprio cammino di vita, per nessun indiano tradizionale ha senso, e lui assorbì perfettamente questa posizione. Swami Karpatri era un monaco errante, un sannyasi di incredibile scienza. Era considerato il capo spirituale di gran parte dell'India del Nord. Ebbi il permesso di assistere alle sue lezioni e di orientarmi nella complessa filosofia tradizionale. Fu in base al suo insegnamento che potei più tardi scrivere il mio libro Miti e Dei dell'India. I think he's made a tremendous effort in understanding the philosophic basis of the Indian systems of thought. Whether one agrees with his book called Indian Polytheism or not, he raises very important questions. Shiva è il dio dell'universo, il signore delle creature, degli alberi, degli animali, degli uomini. Nei suoi templi si venera il fallo eretto, immagine dello stato divino. Shiva è Sat Chit Ananda, esistenza, intelletto e volontà. Gli uomini erigono santuari per onorarlo, ma è nella foresta che si praticano i riti di iniziazione shivaita, mai nei templi. Era quello il dio che cercavo istintivamente già nella mia infanzia, nei boschi della Bretagna. Banaras is the city of Shiva. He is always invoked by in any occasion, Mahadeva, the great god. Shiva is the originator of all arts. He is the king of dancers, Natarajas, and he is also the originator of music. Alain Danielou was greatly attracted by Shiva. He was initiated by Karpatriji, who was a very powerful personality at that time. Swami Karpatri ordinò a Brahmanand di praticare i riti della nostra iniziazione. Sembra che siamo stati soli stranieri ad essere iniziati all'induismo ortodosso. Il bramano mi fece sedere per terra. Dovetti allora fare la puja a colui che mi iniziava. Mettendomi le mani sulla testa, pronunciò le parole di iniziazione. Mi sussurrò all'orecchio il mantra, la formula sacra che avrei dovuto ripetere per tutta la vita, e il mio nuovo nome nella società degli uomini. Mi chiamavo ormai Shiva Charan, il protetto di Shiva. I was very surprised that he had an Indian name. Shiva Charan. Immediately, as an Indian, I could relate to his inner self. The change of name, another name, meant a lot to people like me. I think this was a kind of a transitory phase, because he came out of it also. And the Shiva Charan remained a Alain Danielou. Ecco, è straordinario questo fatto, questa diciamo questa mutazione, questo visto da un punto di vista occidentale, questo dovere uscire per riuscire in questo caso a trovare una verità. Questi due personaggi, Shiva e Dioniso, lui, Adriano, scrive un libro che è una specie di caposaldo poi della bibliografia di Alain Danielou, non l'unico, c'è cioè il tamburo, eccetera. Che cosa ci dice sinteticamente?
Tra l'altro stanno scrivendo alcuni spettatori i quali per primi mi hanno chiesto da dove venivano quelle citazioni che ho fatto, e sono anche dal libro Shiva e Dionso. E adesso c'è un'altra persona che mi dice che fa una domanda interessante per Carlotta, e qui, visto che siamo, come dire, con i nostri spettatori, dobbiamo cominciare a essere elastici sulla scaletta, ma poi ripassiamo ad Adriano. Carlotta aspetta un attimo, dice, così ci puoi pensare mentre Adriano ci racconta di Shiva: esiste, come per evangelisti, un paradigma Danielù? Domanda davvero anche per Riccardo e anche per me. Abbiamo tempo di pensare mentre Adriano Ercolani ci racconta di Shiva e Dioniso. Devi aprire il microfono. Accanto al nome, esatto. Ecco, sì, eccoci. Grazie innanzitutto di avermi concesso la parola, di avermi invitato in questo incontro così interessante. Il primo contributo che abbiamo visto, tratto da una trasmissione del 1981 condotta da Brendan Pivot, se non erro, che appunto un paio d'anni dopo, più o meno, la pubblicazione del saggio su Shiva e Dioniso, vedeva Danielù accanto a importanti intellettuali come George Steiner, quindi allievo di Scelem e studioso di esperto, no, di critica marxista, Anthony Burgess, autore famoso per il libro purtroppo autobiografico che ha ispirato poi il film Arancia Meccanica, abbiamo visto Jacques Le Goff, no, con la sua inconfondibile pipa. E quindi è molto interessante pensare a la ricezione che i testi di Danielù, come per esempio quello di Shiva e Dioniso, di cui adesso stiamo parlando, appunto la ricezione di questa di questi grandi intellettuali che avevano appunto chiaramente un approccio completamente differente, approccio che Danielù dalla prima riga della prefazione sconfessa, perché dice questo non è un libro di storia delle religioni, ma rispecchia un'esperienza. E appunto a una mente razionale occidentale il saggio di Danielù, in generale l'opera straordinaria di ponte culturale di Alain Danielù, può risultare apodittica, ma questa è una cosa che non deriva tanto dal fatto che lui non avesse una preparazione accademica, perché al contrario il suo straordinario lavoro di studio sul campo pionieristico ha creato un intero filone di studi. Deriva proprio da il tema. Nel momento in cui si evocano degli archetipi divini, in qualche modo si sta corteggiando l'ineffabile. Prima abbiamo visto, grazie a Marchianò, questa tendenza apodittica la riscontriamo anche in grandi studiosi come Elie Mirzolla, Mirza Eliade, abbiamo citato prima René Guénon, più che mai in Guénon sappiamo anche, c'è un vasto carteggio fra loro due, tra Danielù e Guénon, tra il 47 e il 51, e Danielù ha anche tradotto in hindi degli articoli di Guénon. Quindi, quando noi ci approcciamo a un testo come Shiva e Dioniso, stiamo parlando del testo non solo di un grande studioso, ma di un iniziato. E quindi l'approccio è quello che è comune agli studiosi che abbiamo detto prima, anche come Rasvami, cioè coloro che hanno un approccio tradizionale all'esoterismo, ma anche esoterico alla tradizione. Ma è come è stato detto prima, Danielù, rispetto anche a questi grandi studiosi, ha una sua distinta peculiarità, e quindi si distingue da quella che è cosiddetta la scuola della filosofia perenne. Qual è la teoria di Danielù? Qual è il significato profondo di questo saggio? Danielù sostiene che lo shivaismo sia in un certo senso la religione originaria, la religione da cui tutte le altre derivano attraverso manipolazioni, deformazioni, camuffamenti, progressive volgarizzazioni. Lui sostiene che fin dal sesto millennio avanti Cristo possiamo riscontrare le tracce di questa religione, che si estendeva come un culto differenziato ma unitario dall'India fino al Portogallo. E lui intende per shivaismo qualsiasi culto che conduca a un'integrazione, a un'unità nei confronti del divino. Per quello che riguarda l'accostamento con Dioniso, a parte la straordinaria eleganza di Danielù, perché lui riesce
a scrivere un saggio da comunque intellettuale occidentale dopo il 1872, quindi dopo la pubblicazione della nascita della tragedia di Nietzsche, riesce a pubblicare questo saggio praticamente senza mai citare Nietzsche, o meglio, liquida subito la pratica mettendo proprio in calce all'opera una citazione di Nietzsche che dice: tutto lascia prefigurare come nella contemporaneità ci sarà, cito a memoria, un ricomparire dello spirito dionisiaco. Chiaramente Danielou evidenzia quelli che sono le immediate affinità fra questi due archetipi, quindi ovviamente signori della danza, la musica come sentiero verso l'estasi, i vari attributi delle divinità, quindi appunto il culto del lingam che nella tradizione tantrica che Danielou segue è identificato col fallo, il toro, il serpente, l'aiete, il tamburo, la presenza della dea come signora delle montagne, appunto la consorte divina di Shiva e Parvati, e nella tradizione dionisiaca e Cibele. Più in generale fa un discorso, prima abbiamo parlato appunto di Kali Yuga, io ho avuto il piacere adesso di scrivere un saggio che verrà pubblicato a gennaio sul concetto di Kali Yuga nella filosofia occidentale del Novecento. Sappiamo quale uso anche distorto ne abbiano fatto dei pensatori come Julius Evola, e invece con grande rigore antropologico, secondo me, Danielou vede come i monoteismi dogmatici siano in certo senso l'espressione del Kali Yuga, mentre questa religione aperta, gioiosa, che tende appunto all'unità col divino e predica anche la redenzione gioiosa dei sensi, appartenga a questa fase primordiale, e soprattutto lui la identifica con la religione, abbiamo sentito anche nel video, dei boschi, della natura, dei villaggi, contrapposta alla religione delle città. E quindi anche in questo senso, come dire, l'avvento, diciamo, del passaggio da popolazioni nomadi a stanziali ha portato, secondo Danielou, anche una sorta di irrigidimento dogmatico di quelle che erano le... Dionisio è con noi, speriamo, volentieri. Per fare questo, Danielou, nella sua straordinaria opera di documentazione, propone anche delle etimologie suggestive, non so quanto esattamente corrette dal punto di vista filologico, ma molto interessanti. Ad esempio, lui sostiene che l'espressione baccante derivi da bhakta, quindi dai devoti appunto di Shiva, coloro che accolgono Shiva nel loto del proprio cuore, oppure avventurosa, ma molto molto interessante, propone una connessione tra i termini, i poli del taoismo, quindi i termini cinesi yin e yang. Lui sostiene che yin, appunto, il principio femminile, derivi dalla yoni, appunto sappiamo cosa vuol dire in sanscrito, appunto il principio femminile, e yang, il principio maschile, da lingam, appunto. In questo senso, visto che Luigi prima parlava appunto di questo, si è parlato spesso anche parlando di Tagore, no, di questa relazione tra pensiero e musicalità poetica, credo che si possa parlare, accanto al grande lavoro di documentazione da studioso molto importante che fa Danielou, di una sorta di pensiero poetante. E il riferimento a Heidegger non è casuale, perché sappiamo quali pagine ispiratissime ci abbia regalato Martin Heidegger parlando della dottrina della verità in Platone, fondandosi su un'interpretazione forse controversa dell'etimologia della parola aletheia, quindi come disvelamento della verità. Ma al di là di questo, la cosa straordinaria è che in questo saggio Danielou riesce a creare veramente un ponte tra quelle culture la cui contrapposizione fallace ha creato e tuttora crea una tensione internazionale priva di senso. Ho trovato per esempio veramente illuminante una citazione dal De Occulta Philosophia di Agrippa, in cui lui appunto mostra come anche nella tradizione esoterica occidentale, ad esempio, l'osso sacro viene considerato come sede appunto di questa energia sacra. Danielou segue la tradizione tantrica che vede per esempio l'energia kundalini nel muladhara, nel primo chakra. Altri sostengono in realtà che muladhara vuol dire in sanscrito supporto della radice, quindi in realtà la kundalini è nell'osso sacro e il chakra la sostiene. Queste sono, diciamo, delle sottigliezze che poi hanno portato poi appunto a un grande dibattito all'interno della
teologia indù. Possiamo dire che Danielu è più dalla parte di Abhinavagupta che da quella di Shankara. Il testo è veramente molto importante e trabocca passione, questa è la cosa che a me conquista di Danielu, anche su certe interpretazioni non sono esattamente d'accordo, appunto su certe derive un po' estreme del tantrismo di cui lui è fautore, ma la cosa straordinaria è il conciliare la passione e l'entusiasmo, e appunto l'entusiasmo se è un termine strettamente dionisiaco, con questa grande opera di sintesi intellettuale. E quindi Danielu poteva tranquillamente sedere fra gli iniziati del culto shivaita nei templi di Benares e sedere accanto a alcuni dei più grandi intellettuali mitteleuropei del Novecento e assolutamente non sfigurare, ma anzi probabilmente essere in grado di portare una visione molto più arricchente. Si è citato all'inizio Amartya Sen, no? Premio Nobel non per la letteratura né per la filosofia, ma che in realtà ha scritto un saggio bellissimo che è L'altra India, che mostra come in realtà lo stereotipo dell'India come terra della superstizione non è vero. In realtà, in un certo senso, l'India ha avuto l'illuminismo molto prima di noi, quindi in realtà hanno già superato quella fase, diciamo, di separazione rispetto, diciamo, al contatto con la propria interiorità, che è tuttora uno dei fondamenti della cultura indiana e che Danielu recupera, e recupera appunto attraverso la connessione con Dioniso. Chiaramente il Dioniso di Danielu non è il Dioniso di Nietzsche, ma è estremamente interessante come questa figura, Danielu non cita Nietzsche ma cita Freud ovviamente quando parla appunto del tantrismo, per ovvi motivi che non c'è bisogno di spiegare in maniera dettagliata, però il recupero della figura di Dioniso e la contrapposizione che Danielu fa da fratello di un cardinale alla visione cristiana, nel senso più dogmatico, nel senso del retaggio paolino per intenderci, è veramente di straordinaria urgenza. E credo veramente che, ripeto, col discernimento poi magari di vedere con calma, per esempio, le idee che aveva Danielu sui sacrifici umani, magari possiamo anche discuterne insieme, però in generale la grande passione, il grande entusiasmo, la grande intuizione dell'associazione fra queste due divinità archetipiche è supportata da uno straordinario lavoro intellettuale, quindi è comunque, secondo me, un saggio cruciale nel senso letterale del termine, nel senso che è stato veramente un crocevia, una svolta in quelli che sono i rapporti culturali nel Novecento fra la filosofia occidentale e quella orientale. Ecco, perfetto, sei stato bravissimo e hai citato in me o in noi tutti una serie di diciamo aperture di porte, di capitoli che ci porterebbero molto lontano e che quindi potremmo anche riprendere. Certamente l'odore di quest'asset di filosofia esistenzialista, questa dimensione di Heidegger e poi anche, se volete, pure di Sartre, in maniera però più francese, più meno diciamo seria, approfondita, è quella di considerare la filosofia da Platone fino a oggi come un corpus organico di persone che cercavano di evitare che gli enti, cioè le cose, le persone, i nostri possedimenti, i nostri pensieri, la nostra configurazione politica scomparissero nel nulla. Mentre e quindi non hanno fatto che questo, sono stati tutti, come dice Heidegger in una sua intervista, dei filosofi organici. Prima coi presocratici e dopo con Hölderlin e i poeti probabilmente si può realizzare un inizio nuovo, perché si esce fuori da questa filosofia che giustifica fondamentalmente la nascita nelle società del potere e dei monoteismi in modo particolare, ma altrove. Ci si apre un capitolo assolutamente interessante e incredibile, ma io invece volevo ritornare a quello che poi è una
Salvo che tu non abbia dei commenti da fare, Riccardo e anche Carlotta, sul discorso di Adriano, che è stato molto, molto, insomma, interessante. Ecco. Il microfono. Che mi piacerebbe dire ad Adriano, cioè, una, vabbè, sicuramente ricordare che rispetto, così, citando magari qualche bramano del tempio di Tiruvannamalai, della fiamma eterna, che la fiamma Shivaita, appunto, è una fiamma che consuma ma anche che rigenera, e questo da un punto di vista anche così, legato sicuramente alla biografia di Daniel Wu, è anche, questo magari è utile ricordarlo, che questa possibilità di rigenerazione non è data soltanto dalla comunione tra uomo e cosmo, cioè come dire, la funzione dell'uomo all'interno del cosmo e non in contrapposizione al cosmo, ma anche di Shiva come figura che al suo interno già veicola entrambe le figure, sia maschile che femminile, nella veste dell'Ardhanarishvara, e penso che questo sia un elemento testimoniale interessante rispetto anche alla passione di cui parlavi, con cui Daniel Wu, attraverso la musica, ha inizialmente da giovane intrapreso la danza, e quindi l'utilizzo anche del proprio corpo come strumento di conoscenza. Penso che questo sia un elemento. E l'altra è una piccola osservazione, così esclusivamente dettata dall'esperienza di ricerca durante questo viaggio, che non è stato appunto solo un viaggio musicale o un viaggio di ricostruzione, ma anche un viaggio di ricerca attraverso tutta l'India in 18 città differenti, che nella biblioteca di Adyar mi aveva colpito trovare, tra alcune delle prime pubblicazioni fatte per l'Istituto di Ricerca della Adyar Library, delle pubblicazioni curate da Daniel Wu, un esergo da lui scelto di due citazioni, una di Dante e l'altra di Nietzsche. In quel contesto mi aveva colpito molto, e mi sembra che come dire, al di là dell'amor che tutto muove, insomma, mi sembra che, insomma, quello che Adriano... Carlotta, riportiamo questo discorso secondo, diciamo, alcuni canoni della musicologia, non che prevalga la musicologia in questo discorso, che devo dire sinceramente molto interessante, che sta avvenendo tra di noi. Daniel Wu ritorna in Italia, Daniel Wu lavora, c'è tutta l'esperienza UNESCO e l'esperienza, diciamo, veneziana, e lì, capito, si riportano queste cose che sono praticamente dal profondo, quindi lui fa un'operazione di scavo dal profondo, e poi con una capacità anche di tradurre, riesce poi in questo centro UNESCO a comunicare queste cose a giovani musicisti, meno giovani musicisti, musicologi, scrittori, filosofi. Ci scrive Alessandro Mazzi: Adriano, si potrebbe dire che il Dio che ha da venire da Oderlin e Heidegger per Daniel Wu sia Shiva? Adesso intanto ringraziamo Alessandro Mazzi, e poi forse ci darai una risposta al finale su questa cosa, ti richiamo. Comunque sì, la risposta è sì, dionisiacamente diciamo sì. Allora, io ho tolto il microfono per rispondere a quanto proponeva Luigi in merito all'attività UNESCO al Centro Veneziano. E ci sono molte cose da dire. Allora, questa musicologia che in realtà abbraccia una etnomusicologia, nel senso che gli studi e i viaggi compiuti da Daniel Wu in larga parte insieme a Raymond Bournier, come abbiamo già detto, in India, al suo lungo permanere
venale su Guru Varanasi, ma non va dimenticato che poi in una fase successiva Danielu fece moltissimi viaggi per effettuare delle registrazioni che andarono a confluire in una raccolta di dischi promossi appunto dall'UNESCO. Quindi in realtà è uno sguardo sul mondo che è vero che in cui prevale l'Oriente e l'India, ma in realtà è poi uno sguardo molto più ampio. La documentazione prodotta da questa sua attività infaticabile, che è andata avanti per lunghissimi anni, è raccolta, come accennava Luigi, appunto in un centro che è situato a Venezia, presso la Fondazione Cini di Venezia, se non Giorgio Cini di Venezia, se non vado errata, ma ci sono dei fondi anche a Berlino, e c'è un fondo piccolo ma prezioso anche in quella che è stata la sua abitazione nell'ultima parte della sua vita, che è il labirinto nella campagna romana vicino a Zagarolo. Quindi la documentazione prodotta da Danielu è sconfinata e disseminata. E qui forse si innesta quell'idea di ricchezza ibrida che io trovo pertinente per una figura come Danielu, una ricchezza che spazia una concezione della vita, una concezione del suono, una concezione dell'arte, delle arti, la danza, la musica, ma è una ricchezza ibrida in quanto appunto si situa fra due universi culturali, abbiamo detto due cosmogonie culturali. E c'è anche un'unione indissolubile, a mio parere, in Danielu fra linguaggio e tempo. Ecco, questo discorso del mantra, questa suggestione bellissima in cui riceve e sussurrato all'orecchio il mantra che avrebbe dovuto recitare poi per tutta la sua vita nel momento in cui viene iniziato all'induismo. Quindi queste formule ermetiche, mantra, metodi magici, tantra, le figure magiche di yantra, tutto questo forma e informa il suo pensiero e viene trasferito in un pensiero occidentale di concezione della musica, che esce da quello che abbiamo detto essere un rigore razionale, razionalistico, che a volte ha precluso determinati percorsi creativi ai maggiori compositori del XX secolo occidentale. Vogliamo vederlo un frammento del film che parla di questo, per poi riprendere con te il discorso? Ed ecco un frammento sull'UNESCO, sempre dal film di... When I first met Mr. Danielu, I was not in my teens, I was below that. And for me to understand the great work he was doing at that point of time was impossible. But later I realized that he was doing such a good work for our country, for our music, and also for the West, giving them a glimpse of how rich our music tradition was. Mi procurai uno dei primi magnetofoni che registravano su filo d'acciaio e poco dopo un Magnecord, un nuovo registratore su banda magnetica, con cui a Benares cominciai a registrare i migliori musicisti di musica classica, i canti vedici, i canti tradizionali popolari. Serge Moreau, della casa discografica Ducretet Thompson, si interessò alle registrazioni e fece uscire sotto l'egida dell'UNESCO la prima antologia di musica classica indiana pubblicata in Occidente. Conteneva, tra le altre, la prima registrazione di un giovane musicista allora sconosciuto, Ravi Shankar. Danielu a tout de suite été apprécié à l'UNESCO dès la création de cet organisme à Paris par ses idées et son désir justement de mettre la musique classique, la musique savante des pays d'Orient sur le même niveau et avec la même connaissance qu'on pouvait avoir de l'architecture des temples indiens ou japonais. Donc, il a voulu que ces musiques classiques ne soient plus considérées comme du folklore,
mais qu'elle soit traitée au même niveau que la musique classique occidentale. A Losanna conobbi Stefan Kudelski, inventore del Nagra, un apparecchio portatile di registrazione all'avanguardia che divenne presto senza concorrenti, anche in ambito cinematografico, cosa che gli valse diversi premi Oscar. Diventammo molto amici e con Stefan e suo figlio André costruimmo il Semantic, uno strumento musicale elettronico che avevo ideato in base agli effetti dei rapporti armonici sugli stati emotivi dell'essere umano, seguendo la teoria musicale indiana. È bellissimo questo frammento, veramente diciamo in un breve tratto c'è questa complimenti al film, quindi anche al regista, c'è questa capacità di sintesi, perché noi partiamo anche figurativamente da uno strumento antico, arcaico, e arriviamo proprio a una specie di, adesso ci sembra preistorico, oggetto di produzione analogica o comunque elettronica. Che ci dici, Carlotta? Beh, mi sembra veramente un pioniere di questo discorso, perché poi il Semantic, di cui è stato effettuato un prototipo, e su questo Riccardo forse saprà dare dei ragguagli più specifici di quanto posso fare io, comunque un prototipo di questo strumento è stato ricostruito negli anni più recenti, ma possiamo anche creare delle correlazioni, a mio avviso, più che lecite, più che fondate, con quella che poi è la musica elettronica, che esplora un universo sonoro attraverso degli strumenti che non sono più gli strumenti tradizionali, siano essi di tradizione occidentale o tradizione orientale, ma in una summa che guarda al suono in quanto entità autonoma e disgiunta, con quelle potenzialità a questo punto che divengono infinite, e mettendo in correlazione questo pensiero con un pensiero elettronico, che è quello che poi troviamo a Gravesano, troviamo negli studi che sono appunto gli studi importanti in Germania, in Colonia, lo studio di fonologia dell'area di Milano e poi l'IRCAM, con tutte quelle esperienze importantissime che costellano la seconda parte del XX secolo. Quindi la presenza di questo strumento deriva da una logica differente, quindi da come ben si evince dal film, quindi di esplorare gli stati emotivi dell'uomo, ma poi di fatto come esito sonoro pone un ponte anche qui attraverso quella esperienza di musica elettronica che è divenuta così rilevante nella musicologia occidentale. Bene, bene, bene. Io qui sto anche agendo attoriamente una parte che è quella del conduttore, quindi non sono stato cattivo né con me stesso né con noi, adesso devo cominciare ad esserlo, e quindi diciamo adesso prima dell'ultimo frammento del film, che poi è una sorta di saluto che ci fa Alain Danielou, cioè è in qualche modo anche ci sono frammenti di un testamento davvero davvero commovente. Io Danielou l'ho conosciuto perché lo imitai alla fine degli anni 70, da poco più che ventenne, in un programma che si chiamava Folk Concerto. E quindi andai a trovarlo a Zagarolo, siamo nel 78, e naturalmente lui, e poi nel momento in cui ci mettemmo a parlare, questo giovane di belle speranze, che ero io tra l'altro con un amico compositore, eccetera, fu in qualche modo anche come dire, decostruito nel giro di 8 minuti, con una serie di messaggi anche politici che, per chi invece arrivava da tutto, diciamo, una spiritualità, una Weltanschauung del decennio, che era quella appunto della liberazione del mondo, dei poveri, delle classi, delle caste, di tutto, cioè ci
e fulminò. Io ho ripensato molto spesso alle sue parole, girando per l'India anche dopo la mia permanenza negli anni, fine anni 80, nell'87, poi sono andato molte volte, ho sempre pensato a lui, a quello che ci disse quel pomeriggio di aprile, appunto a Zagarolo, in questa bellissima casa. Quindi adesso vi chiedo un giro di saluti con i vostri argomenti brevi e poi concludiamo con il pezzo finale di Alain Danielou, Il labirinto di una vita, Riccardo Biadene, regista. A voi. Adriano. Io volevo concludere ricordando, appunto, sull'onda del mio intervento precedente, qui appunto non devo certo spiegare a voi questa cosa, però un parallelo, per esempio, che ho sempre notato evidente tra, per esempio, Scelsi e Danielou, il fatto che entrambi siano provengano da quella Parigi straordinaria precedente la guerra mondiale, quindi quell'intelligenza composta di figure che andavano da Cocteau a Diaghilev, e visto che, diciamo, questo incontro è un titolo gurdjieffiano, no? Erano gli anni proprio di quel fermento anche spirituale, entrambi che venivano da questa straordinaria avanguardia letteralmente culturale, poi abbiamo trovato il compimento in un certo senso delle loro intuizioni nell'India, e quindi, tornando ad Heidegger, se vogliamo, in generale da Nietzsche in poi, le estreme propaggini della ricerca culturale occidentale ci riconducono alla saggezza orientale. Ma c'è chi dice, per esempio, che, scusatemi, intervengo brevemente, che l'origine, per dire, del surrealismo si trova nel Marché aux Puces, in cui c'erano praticamente questi mercati parigini in cui tutte le cose andavano insieme. Allora, non so, il ferro con i chiodi, il ferro da stiro con i chiodi, e quindi anche le contrapposizioni. Lì si crea un pensiero europeo fortissimo che arriva fino a Cage, cioè quando Cage dice ci sono molte e molte cose che possono andare insieme senza che noi possiamo sapere quale sarà il risultato. Cioè è un invito a entrare, diciamo, a rompere il meccanismo per trovare qualcosa di più raffinato nel rapporto tra le cose che già ce l'hanno, perché siamo tutti vibrazione molecolare. Scusate. A voi il saluto, signori. Beh, per volta ti lascio... Sì, beh, un cenno con questo riferimento di Adriano sul parallelismo Scelsi-Danielou. Io appunto ho incontrato Danielou attraverso Scelsi, perché le punti di contatto, di tangenza sono direi più che molteplici, sono infiniti, e le suggestioni, e soprattutto questo pionierismo, cioè questo lasciar fluire il conoscere, il sapere, l'esperienza. Danielou ha trascorso tanti anni in India, nella Parigi cui facevamo cenno, Scelsi si abbandonava delle lunghissime passeggiate nel lungo Senna, trattenendosi a lungo con i clochard, oppure si fermava con i buchiniste per andare a trovare dei libri di delle culture o degli stimoli più differenti. Quindi questo spinta verso una conoscenza che è oltre, che è altrove, e che porta, attraverso tutta questa curiosità o questa lungimiranza, questo pionierismo, verso mondi altri. Se vogliamo, anche dal punto di vista della ricerca sonora, abbiamo sentito parlare del semantique di Danielou, ma sappiamo che lo stesso Scelsi aveva trovato degli strumenti, le ondiole, che lo portavano a un'esplorazione di un suono altro, di un altrove. In questa dimensione della meditazione, quindi di un sapere superiore, abbiamo parlato di Shiva, ma quindi di una dimensione altra nella quale si esplica una vita spirituale, e in cui ogni tanto si ha contatto anche con la dimensione terrena. Quindi i parallelismi sono moltissimi. Quello che a noi interessa è
se vogliamo appunto proseguire in questa prospettiva musicologica che mi è stata un po' chiesta, ma ovviamente una, come vediamo, una prospettiva un po' stretta, però ecco, ha dei riflessi sul processo creativo che va nelle arti, che va nel suono, ma che va in una concezione che è un'unicità, è una complessità, è un insieme che, se vogliamo tornare ai parallelismi con Scelsi, è racchiusa in quella terza dimensione del suono, in quella sfericità del suono che racchiude questo, il suono, ma che è un suono come elemento generatore dell'essere, del sapere, del conoscere e dell'esplorare. Anch'io su questo, come chiosa, sicuramente come relazione a Scelsi, sottolineare l'aspetto di radicalità dell'esperienza del suono, ma anche primarietà in senso indiano, mi sembra fondamentale sottolineare come di suo apra la condizione dell'ascolto e quindi anche dell'assonanza, e qui mi rifaccio al concetto di cui abbiamo parlato oggi, di armonia in senso cosmico. E come semplicemente chiosa al brano che abbiamo ascoltato prima, mi fa piacere far sapere che il brevetto del Semantec era stato deposto da Daniel Lu insieme a Martenot, quindi insieme a Lundeline, anche lì c'è un percorso extra, appunto, extra temperato di relazione al suono, che nel caso di Danilù voleva permettere di mettere in relazione sistemi musicali differenti e attraverso di nuovo una sofisticato analisi e relazione dei rapporti musicali degli armonici, quindi non solo della musica microtonale attraverso l'esperienza indiana, ma di diversi sistemi musicali. E questo lo dico perché questo lungo lavoro è approdato a uno strumento, anzi a un software adesso che alcuni compositori hanno cominciato a utilizzare, è stato presentato all'IRCAM nel 2018 durante un bel seminario di Jacques Doudon che doveva avere seguito quest'anno ed è stato posticipato a Ginevra, all'Istituto Etnomusicologico di Ginevra. E però siccome penso che sia un buon principio esistenziale la gratitudine, come conclusione mi fa piacere, visto che abbiamo ascoltato su Brato Roy Choudhury, che ci ha lasciati ormai poco più di 2 anni fa, ricordare e anche omaggiare un'altra figura della musicologia italiana di grande spicco che ci ha lasciati da poco e a cui io sono sicuramente grato, così come a molti dei musicisti che abbiamo avuto modo di ascoltare insieme a Subrato Roy Choudhury. Tengo a sottolineare, a ricordare anche un altro grande chitarrista indiano, che è la Amarnath Mishra, vale a dire Ivan Vandor, che ha raccolto in qualche modo il testimone d'opera e direzione dell'Istituto di Musica Comparata di Berlino, che poi trasferitosi a Venezia è diventato per l'appunto 51 anni fa l'Istituto Internazionale di Studi Musicali Comparati, che oggi raccoglie ampia parte di quell'esperienza insieme, anche qui sempre per amore di precisione, insieme alle registrazioni di quei nastri che stanno a Casa Asia a Barcellona, e grazie a Subrato Roy Choudhury, che ha fatto un lavoro insieme a Romain Scala dell'Istituto del Museo delle Tradizioni Musicali di Barcellona e anche a Berlino, dove tuttora Lars Koch con l'istituto prima di Dahlem, ora trasferitosi al nuovo Schloss, al nuovo castello, si è in qualche modo reso custode e lasciando a noi la possibilità di continuare a interpellare l'enorme mole di lavoro compiuta da quest'uomo. E in questo senso ricordo anche che la Fondazione Cini si trova comunque ampia parte del suo lascito, anche la biblioteca, non solo quello musicale, la sua biblioteca personale, le 300.000 schede in sanscrito raccolte durante tutto il suo periodo indiano nelle diverse città del nord, non solo Varanasi, ma del sud dell'India. E la gratitudine in questo senso la sentirete
come principio scandito in quest'ultima clip, e ringrazio quindi la Fondazione Scelsi di aver così deciso di dare uno spazio di questo genere a un pensatore originale, particolare come Alain Danielou, e a Luigi Cinque di aver deciso di concludere così con questa clip, lasciando la parola a Danielou anziché a noi. Bene, quindi grazie anche a voi. Questo, in collaborazione con la Fondazione Scelsi, è una puntata di un festival che ha molte facce, si chiama Orizzonte Multiplo, e quindi continueremo questo ciclo di incontri la prossima settimana su Giacinto Scelsi, e vi saluto, vi ringrazio, e allora diciamo, anche io gratitudine per gratitudine, grazie ad Alessandra Carlotta Pellegrini, che tra l'altro ha suggerito Riccardo Biadene, grazie ad Adriano Ercolani, e concludiamo con quest'ultimo brano da Alain Danielou, Il labirinto di una vita. Arrivederci, grazie. A Pondicherry, vous venez à Berlin et vous faites l'acquisition de la Garolo. Pourquoi la Garolo? Bien, quand j'ai décidé que je voulais quitter l'Inde, je suis venu explorer ce curieux pays qui s'appelle l'Europe, et j'ai trouvé que le seul pays vivable était l'Italie, en dehors de Rome. Je me suis fixé, et à ce moment-là, on a découvert qu'en effet, c'était un endroit un petit peu magique, puisque ça s'appelait depuis toujours le labyrinthe. La légende veut dire que quand Aîné est venu de Troie, il s'est arrêté dans le labyrinthe avant de monter au temple, au grand temple de la déesse de Palestrina. Questi sono luoghi che sono consoni al pensiero di Danielou, in quanto impregnati di culti mitraici e di culti egiziani. Le storie degli dei hanno delle singolari coincidenze, affinità e, in una ultima vertigine del suo pensiero, addirittura di identità. Comme les gens d'Occident croient que ce qu'ils ont inventé il y a 50 ans, c'est quelque chose de définitif. Et au fond, si on veut comprendre ce qu'on est, il faut remonter très loin. On ne comprend pas du tout la pensée si on ignore ce qu'a été la Grèce, ou dans ce pays, ce qu'ont été les Romains, et avant les Étrusques, et avant des peuples immenses, avec des civilisations prodigieuses, dont tout d'un coup, on découvre des vestiges qui nous stupéfient par leur raffinement et leur perfection. Elle me disait toujours, ne pas avoir, c'est de l'esclavage. Ne pas être, c'est une illusion, on change tout le temps. Faire. La métaphore de votre vie est le labyrinthe. Est-ce que ça veut dire que votre vie n'aboutirait nulle part? Ah non, parce qu'au contraire, le labyrinthe, c'est le chemin ardu qui vous conduit quelque part. Finalement, ce n'est pas un endroit où on se perd, c'est un endroit où on se trouve. Ich avashyam idam sarvam yat kinshchit agatyam jagat te ne tyakte ne puchitva ma Gritva Kaskish Chintanam.
dans un monde qui n'est que changement, où rien n'est permanent, le divin est partout présent, dans les oiseaux, dans les fleurs, dans les paysages, dans les forêts, dans les hommes. Jouis pleinement de ce que le Dieu t'abandonne et n'en vis jamais ce qui appartient aux autres, ni leur gloire, ni leur fortune, ni leur succès. Mmh.